qua, vieni qua, Milena, vieni qua. Non vengo con voi. Parla in quel microfono, parla là. Parla là. Ti siede a posto. Parla, no, c'è anche l'altro microfono, può parlare. E mi sta duramente rimproverando. Vai, vai! Che cosa volevi? Se, se lei si sposti per favore. Hai il microfono aperto. Ah! Chi vuoi? No, chi, nel senso. Nel senso. Ma come sei abituato? Allora, a nel senso, aspetta, aspetta, scusate, allora, scusate, qui tra moglie e marito non mettere il dito. Ma quale? Ci mettiamo allora intanto, tanto per cominciare, si finisce alle 10 meno 5. E qua. E quindi si finisce alle 9:55. E qua sono d'accordo. Ecco. No, ma loro infatti fanno sempre straordinario, ormai, figurati. Figurati, figurati, si finisce alle 9 e esattamente è 53, perché poi la pubblicità entra e 56, c'è la canzone, quindi è 53, 3 minuti per la canzone, e 56 entra la pubblicità, poi dopo entra il notiziario, poi dopo entra il meteo, perché alle 10 c'è il notiziario e il meteo, così. Scusami Antonella, per... buongiorno, e per favore. Sono Milena comunque. Scusami, il vizio delle cose. Ecco, come sei, proprio, ma tanto mi conoscono. E c'è anche da dire che non si parla più di 3 minuti, va bene? Non si parla più di 3 minuti, anzi 3 minuti sono troppi, si parla per 1 minuto e mezzo. Ma già lei sta parlando da 5 minuti. Non importa, state facendo uno straordinario, questo è il suo orario e possiamo farlo. Poi siano 3 minuti a testa tra per noi. Ora, ora salutate perché avete fatto troppo. Ecco. Abbiamo dei messaggi da farti ascoltare, Milena. I messaggi? Sì. Questo lo dobbiamo far ascoltare. Se sono per voi. No, questo non è per noi. Questo è per voi. Aspetta, invece. Intanto quello di Saro. Intanto, vabbè, facciamo questo. Dai, poi quello di Saro. Ascolta, ascolta questo smessaggio. Buongiorno, buongiorno mondo. Buongiorno Vittorio, buongiorno Francesco. Ecco, lo vedi che buongiorno, buongiorno Vittorio. Buongiorno a mio grande amore, mia moglie Carmela. Un buongiorno va anche a mio figlio Corrado. Un buongiorno va anche a tutte le donne del mondo. E tu Francesco e Vittorio, che non mai parlato delle donne del mondo, devi salutare tutte le donne del mondo. Hai capito Francesco? Hai capito Francesco? Le donne, il lavoro che fanno le donne, l'uomo non le fa. Hai capito? Un buongiorno a tutte le donne del mondo. Un bacione grande. E sempre forza donne. Passo. Bravo, Sam! Bravo, bravo. Le donne. Bravo. Canzone che fa le donne, l'amore. Ma voi lo sapete perché ha detto queste parole? C'era sua moglie. Bravo, vicina. Si chiama Salvo, allora, si chiama Salvatore. Salvatore. Potete criticare, potete dire tutto quello che volete, potete anche dire, prendere in giro quando, o perlomeno far capire, oh sì, vabbè, le donne. Ma fondamentalmente voi uomini andate sempre alla ricerca della donna, a prescindere. Voi da... anche solo per guardargli la coscia. Potete dire tutto quello che volete, perché la mente maschile è fatta proprio per sentire, tra virgolette, la mente... ma la vita è diversa. Ma perché voi uomini guardate gli altri uomini? C'è anche questo. Loro sì. Donne padre vive. Saluto che vedo andare su Antenna. Allora, sai che le donne non sono come noi. Ecco, bravo zio, bravo. C'è anche lo zio al quale dico bravo zio. Fortunatamente. Cosa ha detto? Vogliamo ripetere? Cosa ha detto? Le donne, gli uomini sono figli delle donne, ma non sono come noi. Allora, gli uomini sono figli delle donne, ma non sono come noi, ha detto questo. Va da razio, gli dico. A razio. Commentate. Io sto andando su Antenna 1. Belli di bella, noi ci sentiamo questo pomeriggio dalle 17 alle 20, ciao. Sebastiano, Sebi, non è vero che gli uomini poi vanno a finire che guardano sempre, cioè o vuoi o non vuoi cercano sempre la donna, o per guardare le tette, o per guardare la poscia, o per guardare il popò, o per guardare, o per sesso, o per amore, o per altro, guardano sempre le donne. Ma l'uomo senza la donna, l'uomo senza la donna. Niente. Alla fine, morale niente, della favola, niente. Non è niente. Non si niente. Ma l'hai finito? Perché ciao. L'uomo deve dimostrare di essere uomo solo con una donna. Certo che non può dimostrare di essere uomo con una donna. Che ha se
sempre il pallino nella testa. Un uomo. Deve dimostrare di essere mascolo. Un uomo. Di essere mascolo, perché in Sicilia l'uomo non è uomo, è mascolo. E la donna non è donna. È mascolo, è mascolo, è mascolo. E la donna è la donna non è una donna, è una femmina. Bravo, bravo. Un mascolo è una femmina. Bravo, bravo, bravo. Fermo che sto cercando una cosa. Allora, ora, Francesco, hai da dire qualcosa? François, hai da dire qualcosa? Ma non posso dire niente io. Ha tre ore che Francesco è muto come un pesce. François, No, gli uomini, sai che cercano? Non si sente niente. Ehi, fricchi, appunto, è da un'ora che lo dico! È da un'ora che lo dico. Che cosa ho detto finora, Sebbi? Ho detto questo. Dai, forza, vieni. Cosa ho detto finora, Sebbi? Quello che hai detto. È avvicinati. L'hai detto. È vero, ecco, è vero. Da un'ora che lo dico. Oh. Non avevo capito forse. Fricchi, bravo. Vaffanculo, se una non ci sta. Se ci sta, voglio vedere se gli dici vaffanculo. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Sebastiano. Se te la ciao, dà, ciao Sebastiano. È la migliore al mondo. Cara Antonella, ciao. Milena, come ti chiamano a casa tua? Io sono molto spartana. Molto ecco. Spartana. Ce la possiamo andare? Franciscus. Ah. Ce la possiamo andare? Sì, non ci stava manco più. Volevo dire. Cerrico Femiano. Sì. Non dire che siamo stati noi ad occupare i tuoi 7 minuti. Ma se tu mi stuzzichi. No, dico. Guarda che io sono quella dei sondaggi, eh. Sì. Dico, hai parlato tu, quindi non ti abbiamo rubato nulla. Ma io ho parlato perché avevo la risposta. Esatto. Una lunga risposta. Veramente risposta. Veramente l'avete invitata. Vero, non l'avessimo mai fatto. Se tu mi inviti, io accetto l'invito e vado avanti. Tu ci dai il dito, si prende tutti i bracci. Ma no, se tu mi metti una discussione, ciao. Ecco, sotto. Vabbè. Ciao, a dopo. A domani. Ciao, a dopo. A tra poco, ciao. A tra poco. Preparatevi, donne.